Sì, buonasera a voi. Luigi Di Maio, si ricomincia, ormai l'attività politica ricomincia, anche se la pausa è stata molto breve. Stasera, qui alla Festa del Fatto, si discuterà con lei, con Rodotà, con Pippo Civati e da altri, delle riforme costituzionali. Partiamo da lì. È uno degli argomenti che rientrerà ad essere in politica immediatamente. Voi che ne pensate? Io in verità partecipo a questo dibattito stasera per provare a dirottarlo. In realtà mi è sembrato allucinante che durante tutta questa estate, in cui avevamo la Calabria sotto al fango, 55.000 disoccupati in più secondo l'Istat, c'era il Partito Democratico che litigava sulle riforme costituzionali. Per noi non hanno alcun significato, non risolvono i problemi del Paese. Se si volesse fare una vera riforma della Costituzione con una legge costituzionale, probabilmente la cosa che mi verrebbe in mente di fare è abolire l'immunità parlamentare, così evitiamo spettacoli indegni come quello a cui abbiamo assistito prima di agosto, in cui il PD ha salvato Azzolini dalla galera. Detto questo, mi permetto soltanto di dire che sulle riforme noi pensiamo che il Senato non debba essere congestionato. C'è il reddito di cittadinanza da approvare, ci sono misure per le imprese da approvare subito in Senato, quindi speriamo che questa riforma non venga neanche calendarizzata per mancanza di numeri. Qualora dovesse andare in discussione, proveremo a sabotarla in tutti i modi, perché non solo non abolisce l'immunità parlamentare, ma la dà anche ai consiglieri regionali e ai sindaci che siederanno in Senato, che sono la classe politica più indagata d'Italia, lo voglio ricordare. Facile il passaggio alla situazione di Roma, amministrazioni messe sotto accusa precedenti, l'amministrazione attuale di Marino in un modo o nell'altro commissariata. Voi avete chiesto fin dall'inizio che si andasse al voto anticipato su Roma, siete sempre dello stesso parere, anche se si avvicinano momenti importanti come il Giubileo ed altre? Guardi, io penso che vedere, io a Roma ci vivo da quando sono in Parlamento, l'ho vista degradare man mano e so che non è tutta responsabilità di questa amministrazione, ma Marino ci ha dato il colpo di grazia. Immaginare che Roma sia in queste condizioni per altri 3 anni, perché c'è Marino sindaco, per me è impensabile e anche per i cittadini romani. Io credo che nei prossimi 3 anni assisteremo forse ad una presa della Bastiglia, ad un assalto alla Bastiglia, in un modo o in un altro i cittadini romani faranno cadere Marino, perché bisogna andare a votare e il PD sa benissimo che se si andasse a votare oggi cadrebbe, non vincerebbe le elezioni, ma io non posso immaginare che per i prossimi 3 anni i trasporti rimangano in queste condizioni, la viabilità in queste condizioni, l'edilizia popolare in queste condizioni. Noi chiediamo di andare al voto perché Roma si libera con la democrazia e il PD ha paura della democrazia. Ma se è emersa la vicenda di Mafia Capitale, qualcuno afferma merito di Marino, altri dicono il cambio all'interno della magistratura romana con l'arrivo di Pignatone. Lei più o meno di che parere è? Io credo che l'indagine Mafia Capitale sia stata molto complessa, questo mi sento di poterlo dire, e gli inquirenti ci hanno lavorato molto. È esplosa adesso e ha portato alla luce il business sull'immigrazione che facevano determinanti esponenti del PD e dei partiti di centrodestra. L'unica verità è che Marino è stato eletto anche con i voti dei politici arrestati in Mafia Capitale, tra cui c'era Tassone, tra cui c'erano i suoi consiglieri comunali che sono o indagati o sono coinvolti in altri modi in Mafia Capitale. Queste persone hanno portato voti a Marino. Marino in qualsiasi altro paese d'Europa si sarebbe dimesso solo per questo, perché quei voti probabilmente sono stati fatti con il voto di scambio nell'ambito del fenomeno Mafia Capitale. Grazie a Luigi Di Maio, ovviamente noi continuiamo a seguire la Festa del Fatto, rientreremo quando sarà sul palco, per ora è tutto, grazie ancora per essere stati con noi, la linea torna allo studio.